Il governo nel 2017, con la legge 123 del 2017, va ad istituire una banca delle terre abbandonate ed incolte. Questo progetto, per prima cosa, prevede un censimento. Il comune effettua questo censimento per quanto concerne i terreni abbandonati ed incolti, le aree dismesse, gli immobili e i fabbricati rurali annessi a questi terreni, di proprietà sia comunale e sia anche dei privati. Dopo aver individuate le terre, si passa ad un avviso pubblico che il comune pubblica sul proprio albo pretorio, rivolto sostanzialmente a chi? Ai giovani tra i 18 e i 40 anni, per poter cedere in concessione questi terreni sulla base di progetti di valorizzazione. I giovani assegnatari di queste terre potranno innanzitutto essere beneficiari di importanti incentivi per quanto riguarda il settore agricolo, finanziamenti di Resto al Sud e anche incentivi nazionali e regionali annessi a questa misura. Ecco, quali sono le finalità che il Comune intende perseguire partecipando a questo progetto importante? Sì, allora sicuramente c'è una duplice finalità. Innanzitutto il Comune mira ad avere un rafforzamento dal punto di vista della capacità amministrativa nell'andare quindi ad effettuare un censimento e quindi ad avere una maggiore contezza del patrimonio. In questo sono anche affiancata dall'assessore Giuseppina Volpe che ha la competenza per il patrimonio e ci stiamo muovendo verso questo passo, quindi verso una maggiore contezza del patrimonio di cui gode il Comune di Montella. E ovviamente forse la finalità, quella più emblematica, che è quella di favorire l'occupazione e il reddito ai giovani. Ecco, vogliamo ricordare il giorno prestabilito per poter ritirare tutta la documentazione e un supporto anche. Sì, allora il giovedì dalle 10 a mezzogiorno e anche nel pomeriggio dalle 4 alle 6 sono qui al comune a disposizione, ma anche gli altri giorni basterà semplicemente chiedere di me e sarò a disposizione.